ragazzi, sono Zero e oggi siamo qui, come potete vedere, su un gioco cazzeggio. Allora, questo gioco mi è stato dato in PlayStation Plus gratis e mi ha sfidato un mio iscritto. Oh mio Dio, sarebbe Xunanima22, avete il link del suo canale in descrizione. Mi ha sfidato su questo bel giochino qui, come possiamo vedere, che è molto frenetico, non si capisce un cazzo praticamente. E la cosa che dobbiamo fare è arrivare ad avere più punteggio possibile senza crepare. Beh, mi sembra una cosa un po' difficile, perché ho visto un paio di gameplay e ho visto che è davvero una spina in culo questo gioco. Quindi apprestiamoci subito a sfruttare tutti. Oh mio Dio, la potenza assoluta di Zero. Ok, allora, il primo turno è andato. Press square to back. Ok, bene, possiamo andare avanti adesso? O dobbiamo vagare così nell'infinito ed oltre? Che bello. Vediamo così nell'infinito ed oltre. Guardate, facciamola girandola, è incredibile. Ah, si torna indietro con quadrato, capisco. Con R1 premuto si fa la super velocità. Non ho mai giocato a questo gioco, questa è la prima volta che ci gioco. Di conseguenza potrei non sapere come si fa a giocare, molto probabilmente. Allora, quadrato per tornare di nuovo indietro. Ok, quadrato. Beh, ma lo spazio è sempre lo stesso. Non capisco il senso del gioco. Oh mio Dio, che cazzo. Ok, questo gioco è allucinogeno. Comunque, ho distrutto 20 blocchi. Ok, possiamo passare al prossimo livello, X2Play. Ah, oppure quello era il tutorial. Vabbè, era un tutorial, credo di sì. Comunque, andiamo alla zona 1, che sarebbe il primo stage da dover superare. E prendiamo più cose blu possibili, perché il nostro intento è prendere più cose blu possibili. Non proprio in questo modo, non precisamente in questo modo, ma comunque... diciamo che ci siamo quasi, ecco. Oh mio Dio, mio Dio. Oh cazzarola, mi sono cagato addosso. Oh cazzo. Oh mio. Ok, possiamo farcela. Oh, sto morendo. Ho anche la tosse, scusate. Ok, allora, con calma e sangue freddo si può fare tutto in questo gioco. La cosa migliore da fare è non andare troppo veloci. Il problema è che ci scassa un po' il cazzo non andare troppo veloci. Quindi, allora, con calma spariamo questo giù. Questo... ho visto la morte in faccia, ragazzi. Ho visto la morte in faccia. E questo... ok, è un po' rotto in culo sto gioco. Non so se conoscete il termine, ma comunque... oh mio Dio, ok, è andata. Vittoria, 8000 punti. Abbiamo perso 3 volte in un livello di merda, ma questo non ci importa. Quindi continuiamo ad andare avanti a spaccare cubi e go-go. Allora, io avevo in mente anche, adesso Xunanima con questo gioco mi ha fatto, diciamo, risalire in mente l'idea. Avevo in mente di ricominciare, oppure di iniziare proprio delle serie, diciamo, più indie. Ovvero giochi a cazzeggio, a cazzo di cane, così. Come ci viene, insomma, capite in che senso? Quando ci va di giocare una cosa la giochiamo, quando no, no. Giochi del genere, insomma. E avevo appunto in mente di fare una cosa del genere. Iniziamo con questo gioco. Non so, penso ogni sabato potrebbe esserci un episodio cazzeggio su un gioco cazzeggio. Ho intenzione appunto di fare questo per il momento. E non so più qui che cazzo devo fare. Aspettate che non ho capito che cavolo devo fare. No, questo è un cubo malefico. Non andate verso i cubi malefici, ragazzi, mi raccomando. Allora, entriamo nel cubo malefico. Ah, lo devo distruggere. Ok, sorry, errore mio. Benissimo, 41000 punti, non sapendo che dovevo distruggere quel bastardo di aggeggino là. Sono un genio del cazzo. Benissimo. L'ho beccato, ragazzi, quello era un colpo di testa. Insomma, non potete dire che non l'ho beccato, per l'amor di Dio. Ok. Grandissimo. Sto prendendo la mano, ragazzi. La sto prendendo. E sto anche sbattendo, in effetti. Però questo non è un dettaglio, è un dettaglio. Allora, oddio, massima velocità. Super Saiyan. Ok, perfetto. Giriamo indietro, ricolpiamo questo. E andiamo nel buco. Mi scordo sempre che devo premere X lì, porca puttana. Lo vogliamo colpire questo aggeggio? Per cortesia, ok. Core destroyed. Bene, passiamo al secondo stage. Perché qui ce ne sono 5, porca puttana. Quanti ce ne sono di stage? Ah, 2. A bit more difficult. Bene, più difficoltà. Ah, ci sono quei cosi che... oh, la madonna, che cazzo è sta roba? Ok, oh mio Dio. Ok, con calma. Ce la possiamo fare. Oh mio Dio, ok, piano. No, dietro. Mi sono salvato in calcio d'angolo. Come cazzo mi sono salvato? Ok. Oh, non correre, Zero, non correre. Ok, adesso puoi correre. Oddio, dove dobbiamo andare? Che altro devo fare? Sembra di averla ammazzati tutti. Ah, devo ammazzare questi cosini qua, forse. Aspettate un attimo. No, non mi scordo i tasti, ragazzi, perché sono invertiti. Allora, invece di andare su, vado giù. Cioè, invece di andare giù, vado su. Si possono ammazzare? Ok, fuori uno. Devo ammazzare anche l'altro, presumibilmente. Non ne sono sicuro, ma penso di sì. Quindi lei venga qui e crepi. Crepi. Oh mio Dio. Oh, la madonna, mamma mia. Questo coso è pazzesco. Ma è un trick mentale questo coso, ragazzi. Guardate un attimo. Mi fa male la testa guardarlo sempre. Fantastico, ragazzi. Ci siamo persi.
E devo trovarlo. Devo trovarlo. Allora, ditemi dov'è. Ditemi dov'è, dannati marrani. Oh, ma si va anche sotto. Dannazione, sono un idiota. Ok, devo colpire questa gente. Fantastico, adesso dov'è la palla? La palla Genkidama qua. Dov'è? Devo andare a prendere la palla. Eccola qui, la palla Genkidama. Mamma mia, Core Destroyed. E abbiamo fatto anche questo livello. Passiamo subito al prossimo. Comunque, che cos'è? Ok. Nuovo coso a quanto pare. Fantastico. Allora, anche con R2 oltre che con R1 si può andare veloce. Oh mio Dio, la prestanza fisica. Guardate la potenza fisica di un cazzo, perché faccio schifo, ovviamente. Dannazione, gira. Ok, piano, scolpisci, mamma mia, ragazzi, questa è la provagine. La provagine in persona di zero. Gira, ok. Allora, giù, perfetto. E così ce l'abbiamo fatta. Dov'è il coso? Oh Cristo, oh spacca il culo. Perfetto, Core Destroyed anche lui. Ragazzi, stiamo distruggendo tutti i core. Non so che cazzo siano i core, ma va bene così. Bene, cubi distrutti. 4, quanti altri ce ne sono di questi livelli, vorrei sapere. Oddio, li ho beccati. Come cazzo ho fatto a beccarli? Oddio, oh cazzarola. Ragazzi, è un po' complicato. Oddio, perfetto. Non becco il buco, sapete, è un po' difficile in questi momenti. Ok, prendi il tubo. Oh mio Dio, la velocità spartana. Oh mio Dio, è una figata assurda, ragazzi. È una figata assurda. Ok, però dovrei tornare indietro, sapete? Ok. Allora, sempre dritto, ragazzi, sempre dritto. Abbiamo in pugno il nostro destino. Credo. La madonna, è tutto da capo, porca puttana. Ok, ce la faremo, andremo più veloci di prima, perché noi siamo più veloci di prima e spariamo questi cosi così. Guardate la potenza, incredibile. Ok, basta con le stronzate, dobbiamo andare dritto. Dobbiamo prendere quegli altri cubetti, eccoli qua. Cubetto 1 e... questi sono i cubetti di Indiana Jones, ragazzi. Sapete quei cubetti che trovate in Indiana Jones? Oppure quelli che trovate in Clash? No, Clash, cazzarola, non Clash. Quelli lì. Oh mio Dio, qui. Allora, con calma, scendiamo giù, quadrato e... sfora! Ok, Core Destroyed. Benissimo, quanti cazzo di core ci mancano qui? Sono... bonus? Oh mio Dio, livello bonus, ragazzi. Facciamo l'ultimo livello e poi... sì, che cazzo succede? 1 2 Ah, credo sia checkpoint. 3 Ok. 4 No, l'energia sta finendo. Mio Dio, l'energia sta finendo. 5 Sali su. No, sei una merda. 7 E li ho persi tutti. Benissimo, bonus livello fallito. Beh, sei una merda, Lucino. Come faccio a fare quella merda? Ok, nuovo livello. 6 Mio Dio, ci sono più livelli qui che da Britney Johnson. Che ne so. Oh mio Dio, cazzarola, la difficoltà si sta aumentando un tantino. Ok, mi scordo pure i tasti. Oh mio Dio, oh cazzarola, merda. Madre di Dio. Ok, oh, colpisci. Ragazzi, chi è il pro, eh? Chi è il pro? 6360, oh mio Dio, la potenza assoluta. New skin. Oh, porca puttana, che cos'è questo? È un trip mentale ancora più di quello precedente. Allora, con calma, spara questo, perfetto. Sto morendo di nuovo di tosse. Io ero passato, però, dai, ero passato, non potete dire che non ero passato. Dannati piloni della strada. Ok, dobbiamo trovare quest'ultimo, dobbiamo prendere quest'ultimo. Ok, fermi tutti, fermi. Ciao Ciccio, come va la vita? Occhio di merda. Questi sono gli occhi di Magnus. Vedete, ragazzi, mai fidarsi. E vaffanculo, però, dai. Ok, dai, dobbiamo colpirlo. L'energia sta finendo. No. High score. Bene, ragazzi, questo è il record che sono riuscito a fare. Potevo fare molto di più, ma non mi andava più di giocare a questa merda. Quindi, no, scherzi a parte. È un bel gioco, è davvero un bel indie per poter passare il tempo. È comunque un giochino così, diciamo, alla... creato in men che non si dica. Facile da creare, facile da giocare. Quindi, non farò un altro episodio di questo gioco. Faremo altri indie, casomai, se ne avremo l'opportunità. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Noi ci vediamo come sempre e come al solito nel prossimo video gameplay. E bye bye.